Abbiamo lavorato in questo periodo molto intensamente insieme al sindaco Manfredi. È importante che ci sia una condivisione di obiettivi tra il governo centrale e il governo locale. E in questo caso l'idea di investire sulla cultura è un'idea centrale, non solo per quello che Napoli può diventare, ma per quello che è già. C'è veramente una capitale del Mediterraneo. Quando abbiamo fatto qui l'incontro qualche mese fa dei ministri della cultura del Mediterraneo, tutti hanno pensato che è il luogo naturale per fare una cosa del genere. Qui c'è tutto quello che serve per dimostrare che investire in cultura è un modo di creare posti di lavoro, di attrarre turismo, di portare crescita economica. Sicuramente Napoli sulla cultura è una capitale, lo sarà sempre di più, il resto sono slogan. Ministro, c'è un rischio astensione per queste elezioni, visto che molte persone sono un po' sfiduciate? Beh, le persone hanno buoni motivi per essere sfiduciate, hanno di fronte a un autunno complicato, le bollette che crescono, le difficoltà ordinarie, la crisi internazionale, la guerra in Ucraina e le sue conseguenze, e vedono una politica che anziché affrontare come doverose, come stiamo cercando di fare noi, seriamente i problemi, grida soltanto slogan. La destra sta facendo questo, alimenta i problemi anziché risolverli, ma chi fa politica deve risolvere i problemi, non gridare che esistono. Penso che sia consapevolezza molto più radicata di qualche anno fa, quando si arrivava sempre con la destra al governo, con la cultura non si mangia, Italia la cultura, che gli investimenti in cultura sono importanti. Però se guardi i programmi, nei programmi loro non c'è praticamente nulla, è una cosa marginale, quindi è molto rischioso, c'è il rischio che si torni indietro. E tagliare in cultura, oltre a far male alle anime, alle menti, fa male all'economia.